Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del nemico numero uno dei Lego, cioè i Lego cinesi. Ho comprato questa scatola di Lego cinesi per vedere fino a che punto erano stati in grado di copiare, quindi mi incuriosiva il fatto di sapere, oltre all'estetica, anche quanto erano stati bravi a copiare anche il materiale o comunque la qualità dei mattoncini, o se invece hanno rispecchiato solo l'estetica, ma a livello qualitativo i mattoncini non c'entrano niente con quelli originali Lego. Ovviamente il punto di forza di questo prodotto cinese è il prezzo. Ovviamente è un vincere facile dal punto di vista del prezzo, perché non avendo diritti da pagare alla Disney, non hanno costi di progettazione perché copiando anche quelli non ci sono. L'unica cosa che hanno sono i costi di produzione, che però, come sappiamo tutti, i costi di produzione cinesi sono nettamente più bassi dei costi di produzione che si possono avere in Europa. Quindi questa scatola costa pochissimo rispetto a una scatola Lego originale. Diciamo che la differenza di prezzo sta che questa scatola io l'ho pagata circa 70 euro su TomTop, mentre su Amazon la scatola originale di questo prodotto costa intorno ai 488-490 euro, poi un po' il prezzo varia in base al giorno in cui si va a guardare, però il prezzo è quello. Ora, ovviamente è inutile che stiamo a discutere che il prezzo qua è giustificato che sia così basso, perché non avendo costi di niente ovviamente il prezzo è basso. Poi dalla sua, diciamo che la Lego su certe scatole tipo queste ci calca un po' la mano sul prezzo, quindi il divario aumenta ancora di più, perché su scatole come queste, che la Lego ritiene magari per collezionisti o comunque di nicchia, calcando un po' più la mano sul prezzo, la diversità con la scatola cinese aumenta drasticamente. Magari su altre scatole dove la Lego è un po' più bassa di prezzo, la differenza è un po' meno, è sempre tanta, ma è meno. Allora, iniziamo con il guardare la confezione, che comunque è identica a quella originale Lego, se non per il logo qua in alto, che anziché esserci scritto Lego c'è scritto Le Pin, e la scritta Star Wars, che qua diventa Star Plan. Per il resto le immagini e il numero di pezzi è tutto identico, le immagini qua da parte, le immagini dietro, cioè quello che è la scatola originale Lego è rispecchiata a pieno. L'unica cosa che si nota un po', vabbè, il cartone, che è un cartone un po' più economico, e la qualità della stampa dell'immagine, che ha i colori un po' sbiaditi, sembra quasi che abbiano fatto una fotocopia di quella originale e i colori rimangono un po' più sbiaditi, però per il resto è identica. Adesso la cosa che mi incuriosisce di più è andare a guardare se questi mattoncini anche a livello qualitativo assomigliano a quelli Lego, o se invece a livello qualitativo sono deludenti. Quindi adesso apriamo la scatola e andiamo a guardarli da vicino, poi li confronteremo magari con qualche mattoncino originale Lego per vedere se si nota una qualche differenza. Apriamo la scatola. Ecco, adesso abbiamo vuotato tutti i sacchetti. Guardiamo un attimo velocemente il manuale di istruzioni. Ok, anche qua dà l'idea di avere i colori un po' sbiaditi rispetto ai manuali originali Lego, però rispecchia appieno quello che è il manuale che di solito la Lego mette all'interno delle sue confezioni. Adesso lo lasciamo un attimo da parte. Adesso proviamo ad andare a guardare da vicino la qualità di questi materiali, se assomigliano o meno ai materiali che conosciamo con i mattoncini originali Lego. Proviamo a aprire questo sacchetto un attimo e guardiamo. Allora, la plastica, o meglio l'ABS con cui sono fatti questi mattoncini, diciamo che assomiglia tantissimo a quello originale Lego. Adesso poi prenderò un attimo quelli originali per confrontarli, però anche a livello di incastro direi che sembrano ottimi. Cioè, dal punto di vista, secondo me, del materiale
e delle tolleranze di stampa, direi che non sono niente male. Si incastrano decisamente forte, tipo in stile proprio originali Lego. Adesso prendo due mattoncini originali, tanto per fare un confronto diretto. Ecco, questi sono originali Lego. Adesso provo a attaccarne qualcuno di questi in questi. E no, direi che, guardate, questi sono originali, questo è quello cinese, però dal punto di vista della qualità direi che non c'è questa grande differenza. Sì, forse stringono un po' di più quelli originali, però una differenza minima, cioè... E diciamo che nella tristezza della copiatura generale, perché, cioè, vabbè, veramente triste il fatto che siano così copiati, cioè anche la confezione, cioè un conto è copiare l'idea, un conto invece fare proprio un clone dell'originale, quello non è proprio un po' triste. Però perlomeno dal punto di vista della qualità si sono impegnati a fare un prodotto discreto. Adesso metto via questi qua che sono quelli originali, sennò se si mischiano qua casino. Non so, tirate voi le conclusioni su cosa vi sembrano questi mattoncini cinesi. Tolta la parte della tristezza della copiatura o meno, che è inutile che stiamo a discuterne, perché vabbè, è veramente triste. Anche se devo dire che una piccola lancia a favore di questa marca cinese la spezzerei. Cioè, diciamo che io ho acquistato questo prodotto cinese perché comunque mi incuriosiva, mi ha incuriosito l'idea e il fatto, poi soprattutto trattava di Star Wars, quindi un argomento che mi piace molto, quindi ho provato a prenderlo giusto per la curiosità. Però è anche vero che acquistando questo prodotto cinese non è che questa azienda ha portato via, tipo in questo caso, un cliente dalla Lego, perché una scatola così originale Lego tipo io non l'avrei mai comprata. Quindi o compravo questa, per dire, o non compravo niente. Quindi non è che dici, ah, hai comprato quella lì, quindi la Lego ha perso un cliente. No, prodotti di questo livello, di cui la scatola Lego costa veramente tanti soldi, o sei proprio un appassionato folle dei mattoncini Lego e dell'argomento in cui tratta la scatola, o se no non lo compri una scatola così. Quindi magari invece una versione così economica te la compri, quindi non è che la Lego ha perso un cliente perché io ho comprato questa o un altro. Nella maggior parte dei casi, secondo me, chi compra una scatola cinese di questo livello non avrebbe mai comprato una scatola originale Lego, quindi da quel punto di vista, secondo me, la Lego non ha perso un cliente. Adesso tireremo le conclusioni finali quando avremo montato il nostro R2-D2. Tutte queste pagine di pezzi da montare, quando avremo finito tireremo le conclusioni finali. Diciamo che il fatto della copiatura così curata nei dettagli, cioè proprio il copia e incolla di un prodotto originale e crearne uno finto, diciamo che rimane una cosa triste, però prendiamola per quello che è. D'altra parte ormai le copiature ormai ci sono nell'abbigliamento, ormai sono più giubbetti Colmar non originali di quelli originali che si vedono in giro, uguali per le scarpe, quindi prendiamolo un po' per quello che è. Poi ovviamente la Lego avrà il suo bel da fare a affrontare un nemico di questo genere, nemico commerciale, perché comunque battere una concorrenza di questo tipo, cioè che non è alla pari, cioè questi non hanno regole, leggi, cioè fanno quello che ci hanno voglia, quindi competere con loro sarà veramente veramente dura. Però la domanda che mi sono posto io è come possono esistere queste realtà, però sta di fatto che ci sono. Quindi per adesso il video sui Lego cinesi finisce qua. Salutiamo per adesso la versione cartacea di R2-D2, poi vedremo quella creata con i mattoncini tarocchi. E se il video vi è piaciuto lasciate un pollice su, iscrivetevi al canale, condividete il video se vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!